Senza stipendi da gennaio 2016 e nonostante le proteste contro l'INPS, purtroppo non c'è data risposta sulla motivazione della non erogazione della cassa integrazione e per di più della mobilità. È un vero assurdo questo. È assurdo perché ci sono tante famiglie che sono alla fame, completamente alla fame. Un calvario senza fine quello che stanno vivendo i lavoratori della Gepin Contact di Casavatore. Non bastavano i licenziamenti, ora ci si mette anche l'INPS che ancora non ha erogato la mobilità. Una situazione insostenibile, tanto che tra pochi giorni, con il placet delle segreterie nazionali, si terrà una manifestazione unitaria a Roma. L'obiettivo è inchiodare Poste Italiane alle sue responsabilità. Questa è una cosa voluta, innanzitutto chiesta con forza da tutti i lavoratori, a prescindere dall'appartenenza sindacale. È un invito che è stato fatto alle segreterie regionali e nazionali che hanno accolto, immediatamente, sposando questo nostro invito, e quindi sta provando a costruire una grande manifestazione, sotto Poste Italiane. Gepin e Almaviva sono due vertenze cruciali per un intero settore, quello dei call center, che dà lavoro a 80.000 persone in Italia. I call center in Italia hanno grossi problemi, molti problemi perché ci sono leggi che non vengono rispettate, ogni committente praticamente cerca di risparmiare soldi togliendo dalla tasca dei lavoratori e non investendo in strutture o comunque in azioni che portino a far crescere il settore. Il governo anche in questo, diciamo, ci aiuta poco perché con i suoi continui, diciamo, aiuti con ammortizzatori sociali non stabilizza il settore, ma lo destabilizza perché poi col tempo il tutto implode, diciamo, in un certo senso. E nel frattempo Poste Italiane annuncia l'imminente assunzione di 8.000 unità, un annuncio che sa di beffa per chi neppure un anno fa è stato licenziato in tronco. Da mesi Poste sta sbandierando a destra e a manca l'assunzione di 8.000 lavoratori. Noi pretendiamo da Poste Italiane che attinga primariamente al bacino dei lavoratori ex Gepin, non solamente per la professionalità profusa in tanti anni di lavoro e anche per quanto riguarda appunto l'età media di ognuno di noi, ma soprattutto perché noi al momento siamo iscritti nelle liste di mobilità dei centri per l'impiego. Per cui è risaputo che attingendo alle liste di mobilità, le aziende che abbiano intenzione di assumere dei lavoratori lo fanno a costo zero e avendo anche gli sgravi fiscali da parte dello Stato.